Hello beautiful people, bentornati sul canale Lo Sto on the Road. Finalmente siamo tornati in Italia, siamo in Puglia, estate piena, tantissimo caldo, e di cosa possiamo parlare oggi se non di condizionatori? Perché, come sapete, in camper d'estate fa caldo, si può avere l'isolamento termico che volete, ma fa caldo. E purtroppo ci sono tante voci, tanti miti su vari climatizzatori che girano. E la nostra domanda è: c'è un climatizzatore che ti può permettere di farti la penichella il pomeriggio, ovviamente off grid, quindi in sosta libera? Bene, oggi ho deciso, a rischio della mia vita, di provarne uno. Quindi venite con me. Qui abbiamo ordinato questa settimana, costa un occhio della testa, un EcoFlow Wave 2. Se ne probabilmente ne avete tanto sentito parlare, ci sono tanti video già che parlano di questo condizionatore, la maggior parte molto positivamente, però c'è anche da dire che la maggior parte delle recensioni che si trovano in giro sono sponsorizzate da EcoFlow, quindi danno la macchina o danno un compenso per fare una recensione. Oggi facciamo una recensione scientifica totalmente a gratis, cioè questa l'ho pagata io, e vedremo se ne vale la pena o se la mando indietro. Allora, per cominciare un po' vi do un piccolo background di come faremo l'esperimento. Allora, qui mi sono procurato due igrometri, eccolo qua, il primo è la temperatura esterna, ci sono 31 gradi fuori, ok? 31 gradi che voi direte, ma non è neanche malissimo Dani, te 31 gradi ci può ancora stare. Poi però bisogna vedere la temperatura interna. Allora, qui mi sono procurato un altro igrometro e qua siamo a 34, ok? Dai 31 mi sono già 3 gradi in più, cominciamo un po' a salire. Però voi direte, ma Dani, ma cosa vuoi che sia? No, secondo me morirò. Però, per il bene della scienza dei camper, oggi facciamo questo esperimento. Quindi, come condurrò l'esperimento? Vi faccio vedere brevemente un po' cosa farò. Il camper, ovviamente, abbiamo messo qua i pannelli riflettenti, in modo che non entri il sole, perché sennò sarebbe un po' stupido fare un test, diciamo, col sole che entra pieno. Poi, oltre a questo, implementeremo anche le finestre con un pannello isolante, una volta che sono dentro ovviamente, e mi metterò con questo aggeggio al massimo modalità freschezza e vediamo quanto raffredda. Nel mentre poi vi spiegherò anche come funziona, le caratteristiche, quello che vedo pro, quello che vedo contro, e alla fine ne trarremo una conclusione. Ok, siamo quasi pronti per entrare e metterci al lavoro, però c'è un però. Questa macchinetta, quando si vede, diciamo, si vedono le foto in giro o comunque le pubblicità, è così, si vede così bella, con questo design che mi ricorda un po' l'antenna di Starlink, questi design che non li puoi incastrare da nessuna parte perché sono un po' strani, però comunque è abbastanza futuristico, molto moderno, quindi comunque si può stare. Però non è solo questa l'unità, perché l'unità ha i tubi. Non è come un pinguino che ha un tubo, i pinguini classici, condizionatori classici, ma ne ha ben due tubi che devono uscire dal van, che li abbiamo qui, che sono dei bei tuboni. Quindi adesso li montiamo e poi cominciamo con l'esperimento. Ovviamente poi un'altra cosa che facciamo è prendiamo una tenda isolante, isolante termica, e la avvolgiamo tutta intorno, perché sennò se c'è cambio d'aria non avrebbe neanche senso, diciamo, l'esperimento, se c'è troppo scambio di aria. Quindi cerchiamo di limitarlo al minimo. Poi per un'installazione proprio fissa, fatta bene, sarebbe da creare un pannellino apposito di compensato, di Armaflex,
e eventualmente chiuderlo bene, però così secondo me è più che sufficiente come isolamento per il nostro test. Ok, così ci siamo. Chiudiamo bene i tubi. Aspetta che vi faccio vedere com'è venuto. Eccolo qua. Quindi qui ci sono i tubi, escono fuori e praticamente non c'è quasi nessuna fessura intorno. Direi che è fatto abbastanza bene, almeno per il nostro esperimento. Ok, quindi sto già cominciando a sudare e direi che è il momento di cominciare l'esperimento. Tutto è pronto, io sto già cominciando a sudare e abbiamo oscurato la finestra di là, davanti è oscurato, dietro non l'ho oscurato perché tanto il sole in questo momento qui non sta battendo, quindi cambierebbe poco, e la ventola sopra l'ho spenta a mio rischio e pericolo. L'ho spenta perché penso che se devo provare un condizionatore non avrebbe senso e avere un ricambio, un circolo d'aria continuo, altrimenti non sarebbe possibile vedere effettivamente la potenza del riscaldatore. E detto questo, adesso prendiamo con l'app EcoFlow, che è la Wave 2 ha anche un'app abbastanza tecnologica, anche carina da vedere, devo dire. E da lì, allora, vediamo se si vede da così, se no poi ve lo metto in sovraimpressione. Possiamo vedere che ho ricaricato la batteria supplementare dell'apparato, che è una cioè praticamente è la sua batteria, non è che poi c'è una batteria fissa. Infatti la Wave 2 viene senza batteria. E poi la chiamano batteria supplementare, quella che puoi metterci. L'ho ricaricata al 100% e adesso io direi che è il momento di mettere su on, perché sennò io qua dentro muoio, e cominciamo a vedere la potenza di raffreddamento di questo aggeggino. Qui vediamo sul termometro interno, siamo a 32 gradi al momento. Quindi tutti pronti? 3, 2, 1, clicchiamo su on e vediamo che succede. Ecco qui l'apparato. Si è acceso adesso. E sull'app qui da 16 abbiamo messo max, quindi che vada al massimo. La temperatura iniziale da cui siamo partiti è 30,3. Ah no, scusa, questa è la temperatura di uscita dell'aria. E no, temperatura era 32. Ho detto una minchiata. Davanti devo dire che fa anche una bella arietta e si sta abbastanza bene, però il mio dubbio è: arriverà a raffreddare anche il resto del van? Boh, adesso lo scopriamo. Intanto io mi metto qui e mi metto un po' a lavorare al PC. Allora, sono passati più o meno 5 minuti e al momento la temperatura è ancora 32 gradi. Non siamo scesi nemmeno di un grado al momento. Comunque dai, diamogli fiducia. Io intanto sto morendo di caldo e finché continua a lavorare l'arnese qui, io direi che mi prendo una cosa che mi ero preparato appunto per le emergenze. Gradi la birretta fredda, ma che cos'è? Buonissima! Tornando a noi, mi sposto da questa parte del van che almeno è un po' più fresca perché dall'altra parte la temperatura è ancora 32, quindi praticamente non si è mossa di un grado nonostante una coibentazione abbastanza fatta bene, direi, perché alla fine ci sono 4 centimetri di XPS sia nel soffitto che nelle pareti, pavimento, schiuma poliuretanica, Reflectix, quindi c'è
diciamo che come van è molto messo bene questo come isolamento, è un isolamento che molti camper neanche hanno, neanche arrivano a questo livello. E mi sorprende molto che questa Wave di EcoFlow, per quanto se ne parli bene, se ne possa sentire in giro, non ha per il momento raffreddato di neanche un grado, in 10 minuti, che la pubblicità di EcoFlow dice che in 10 minuti, in uno spazio di un piccolo van, dovrebbe ridurre la temperatura di 10 gradi, che è una misura da prendere con le pinze. Adesso vi spiego perché. Ok, eccoci qua, standoci a 50 centimetri è piacevole. Però proprio stando di fronte all'aria fresca, appena ci si allontana 1,5 m, 2 m, diciamo che la differenza di temperatura praticamente non si sente. Cioè l'ambiente non si sta raffreddando. E adesso vi spiego perché. Allora, se mettiamoci comodi, qua, mi metto qua di fronte perché altrimenti muoio di caldo. Praticamente, quando si acquista un climatizzatore, probabilmente l'avrete già visto se avete cercato climatizzatori, indipendentemente che siano a 12 volt o 220 volt, e i condizionatori vengono venduti e pubblicizzati con la loro capacità BTU. BTU è una capacità, diciamo, che serve per misurare quanto un climatizzatore può raffreddare. E BTU sta per British Thermal Unit, che praticamente è un'unità di misura che serve per misurare quanta energia serve per cambiare l'acqua di 1 grado Fahrenheit, 1 chilo di acqua di 1 grado Fahrenheit. Diciamo che è una misura che è molto incomprensibile, cioè quando uno ti dice BTU, tutti si sente molto parlare BTU, 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 12.000, 9.000, 4.000, 5.000 BTU. Però nessuno sa mai bene come capire questa misura e soprattutto come utilizzarla da un punto di vista utile, pratico nella vita di tutti i giorni e in questo caso per farci un'idea di cosa ci potrebbe servire per rinfrescare un camper. E la Wave 2 qua dietro di EcoFlow fa 5100 BTU. 5100 BTU per trasformarle in un'unità di misura comprensibile. E bisogna dividerli per 3412. Infatti, dividendo i BTU per questo numero, otteniamo i kilowatt all'ora di potenza di raffreddamento. Quindi, facendo tutto il calcolo, 5100 diviso 3412, viene fuori che questo arnesino qua dietro ha una potenza di raffreddamento di circa 1,5 kW. Quindi, immaginiamo ci sono 1,5 kW e li trasformiamo in potere di raffreddamento. E la domanda adesso che vi starà sorgendo è: Dani, ma perché se c'ha questa potenza di riscaldamento che è 1,5 kW, che comunque non è una piccola potenza, cioè qualcosa di abbastanza elevato, e perché con questa potenza dopo un quarto d'ora il van non si è raffreddato di neanche 1 grado? Adesso ricontrolliamo il termometro per esserne sicuri, ma io non ho dubbi. Infatti, siamo ancora a 32 gradi e vi garantisco che l'igrometro funziona benissimo. Il problema è un altro: qual è? E praticamente usciamo dal van e ve lo faccio vedere. Eccoci qua fuori dal camper. Abbiamo trovato che cos'è che scalda così tanto. Eccolo qua. Guardate bene, il criminale, eccolo là sopra. Nel momento in cui il sole batte sul camper e porta una quantità di kilowatt di energia molto più alta di quella che la macchina riesce a tirar fuori. Fate conto che più o meno per farla a spanne per ogni metro quadrato il sole porta circa 1 kW di energia. Ovviamente non tutta questa energia viene assorbita, in quanto una parte viene riflessa, poi se il camper è bianco viene riflessa ancora meglio, una parte può venire assorbita dai pannelli solari, una parte non passa grazie all'isolamento termico, però una parte consistente passa. E
analizzando i dati, la prova che abbiamo fatto adesso, se il condizionatore non è in grado di abbassare di neanche un grado in 15 minuti la temperatura interna del camper, ciò significa che il condizionatore non è abbastanza potente per battere tra virgolette la potenza del sole, quindi c'è più calore che entra di quello che la macchinetta riesce a uscire. Quindi il nostro test al momento diciamo che è abbastanza insoddisfacente. Sono molto insoddisfatto perché davvero pensavo che la Wave 2 potesse essere qualcosa di rivoluzionario e a quanto pare, cioè almeno per le nostre necessità, non è quello che si sente dire in giro, non è ciò che dicono tanti canali o che si legge diciamo nelle pubblicità dell'EcoFlow. È un buon prodotto, adesso vi dirò la mia opinione pro e contro più nei dettagli, però sicuramente non è un prodotto adatto a van o camper di grandi ma neanche di medie dimensioni, forse potrebbe essere qualcosa di adatto ai van. Punto positivo invece da notare è che la batteria è ancora quasi carica, nonostante stiamo facendo questo esperimento adesso da ormai mezz'ora, quindi la durata della batteria sembra molto consistente. Comunque questa la lasciamo andare e poi vi dirò alla fine del video quanto è durata in modalità freddo a livello massimo. Ed eccoci arrivati alle conclusioni finali. Adesso è il momento di darvi la mia onestissima opinione personale sulla EcoFlow Wave 2. Cominciamo dai lati positivi. Lati positivi: c'è sicuramente il design, che è moderno, elegante e davvero piacevole alla vista. Ci sono i materiali di costruzione, che appena si tocca il prodotto si vede che è un prodotto di alta qualità, cioè molto solido, robusto e dà veramente l'idea di poter resistere a lungo. E oltre a questo ovviamente c'è una decente potenza di climatizzazione, infatti stando vicino alla macchina arriva un'aria davvero fresca, molto piacevole, e sicuramente io me lo vedo bene come un climatizzatore in cui mettersi di fronte per ottenere un refrigerio diretto. Tra i lati negativi però ci sono quattro fattori principalmente. Il primo, che personalmente l'ho messo nelle cose positive ma è anche una cosa negativa, è il design, che infatti il design è poco squadrato e, come ho parlato nell'altro video per lo Starlink, questi design moderni che cercano tante curve, comunque che cercano questi design stile PlayStation 5 molto futuristici, alla fine in un camper sono poco funzionali perché mangiano spazio, perché alla fine intorno a quell'arnese non ci puoi comunque mettere niente, sopra non ci puoi mettere niente e sono molto difficili da incastrare. Quindi secondo me questi design per i prodotti per camper non sono il massimo. Poi l'ingombro, c'è da considerare che comunque è una cosa abbastanza ingombrante, infatti le misure sono più o meno 51 cm x 40 x 30, che significa che questo condizionatore è difficilmente riponibile in armadi o in cassettoni, probabilmente nel gavone ci sta, però ogni volta poi bisognerebbe tirarlo fuori per usarlo, e senza contare poi l'ingombro dei tubi che ogni volta comunque bisogna mettere e levare, però quello, cioè, o c'è l'unità esterna o ci sono i tubi, purtroppo la climatizzazione funziona così, le leggi della fisica non le possiamo cambiare noi. Poi, tra le altre cose negative, c'è ovviamente il prezzo, perché alla fine non stiamo parlando di bruscolini, una macchina del genere costa 1100-1200 euro solo l'EcoFlow senza batteria, con la batteria ci si aggiungono altri 700-800 euro, dipende dall'offerta. Io l'ho acquistata questo mese che era in offerta batteria e EcoFlow a 1800 se non sbaglio, e probabilmente la manderò indietro perché non sono rimasto soddisfatto, però comunque questi più o meno sono i prezzi, diciamo senza offerta siamo sui 2000 euro,
che non sono bruscolini, sono soldi. E se la soluzione non è definitiva, probabilmente non è la soluzione giusta. Poi, un altro lato negativo dell'EcoFlow è che ovviamente stoppiamo qui perché rivedendo il video mi sono reso conto che ci andavo un po' troppo leggero, meglio metterlo ben per chiaro. Non rinfresca l'aria, non rinfresca l'aria, la cella abitativa. E quello probabilmente è la cosa che mi ha lasciato più perplesso perché davvero non me l'aspettavo. Continuiamo con le conclusioni finali. Insieme tutti, diciamo, tutti i pro e i contro. Arriviamo al verdetto. Allora, il mio verdetto personalissimo, ovviamente ci tengo a sottolinearlo, si possono avere opinioni differenti, questa è in base al test che abbiamo condotto. Secondo me la EcoFlow Wave 2 è un buon prodotto per una tenda, per esempio, per andare in campeggio per rinfrescare una tenda, oppure per rinfrescare un minivan, per rinfrescare magari una stanza piccola, oppure se avete necessità di lavorare e volete mettervi davanti a un condizionatore a lavorare, allora l'EcoFlow può essere un buon prodotto. Infatti, l'aria che esce è praticamente, immaginatevi, l'aria che esce dalla climatizzazione di una comune auto. Quindi più o meno quello è il feeling. Detto questo, credo che l'EcoFlow possa essere anche un prodotto per chi è interessato a raffrescare, diciamo, un camper la sera, quindi quando il sole non è battente, per rinfrescare la sera probabilmente funziona. Dopo farò il test anche la sera e ve lo scrivo nella conclusione come è andato, così giusto per essere sicuri, perché ovviamente quando non batte il sole probabilmente il potere raffrescante si sente di più. E invece non è un prodotto adatto per camper di grandi dimensioni, non è un prodotto adatto per furgoni di grandi dimensioni, non è adatto se state pensando di raffrescarci proprio la cella abitativa, non è un prodotto che fa questo. E anche c'è da dire che se pensate di trasportarlo molto, non è un prodotto molto leggero, perché alla fine, per quanto sia portatile, pesa comunque con la batteria sopra i 30 kg. Sopra i 30 kg vuol dire che è faticoso da trasportare, e mi immagino che comunque molte ragazze tipo Isa anche potrebbero fare molta fatica a trasportarle. E quindi non è una cosa facilissima da muovere, diciamo. E non è un prodotto adatto per farsi un pisolino pomeridiano in van. Credo per ultima cosa che non sia un prodotto adatto a dei van già costruiti. Cioè, se siete in fase di camperizzazione e volete pensare a un posto dove inserire permanentemente, diciamo, l'EcoFlow Wave, magari incastrandolo bene, avendo i tubi nascosti che escono dal veicolo senza che sia di intralcio, diciamo che non dovete muoverla tutte le volte che dovete installarla. Potrebbe avere anche un senso, perché alla fine comunque il consumo 400 watt è basso e con delle buone batterie al litio si riesce ad alimentare per molte ore. Però per un camper o per un van che hanno già tutto il layout definito, costruito, trovarci un posto che sia comodo io lo vedo molto difficile. Adesso vi chiedo, che cosa ne pensate? Come vi sembra? Come ne avete sentito parlare? E io vi dico, è qua accesa da un'ora, ce l'ho praticamente a 2,5 metri e qui io sto sudando. Eccoci ritornati qua, non ve l'aspettavate, ma ho pensato di filmare anche il secondo tentativo, quindi adesso siamo senza sole, sono più o meno le 7:30 di sera. E provo a riaccendere il Wave e vediamo che cosa fa in condizioni non sotto il sole. Adesso la temperatura dentro il van è 30 gradi, quindi datemi un attimo che rimetto la tenda oscura termoisolante e lo riaccendiamo e proviamo a lasciarlo almeno una mezz'oretta e vediamo se otteniamo qualche risultato. Questo in caso che per vedere se può aiutare almeno con la temperatura, diciamo, serale per dormire o meno. Un attimo che monto e cominciamo il test.
Allora, prendiamo di nuovo l'app EcoFlow, datemi un secondino, eccola qua, ce l'abbiamo. Siamo pronti per rianimare la bestia una seconda volta. E 3, e 2, e 1, diamogli e vediamo che succede. Qui vi faccio vedere l'app, se si vede, vediamo. Eccolo qua. Qui mi dice il termometro della Wave, mi dà una temperatura ambiente di 29,1, più o meno come il mio termometro. Vediamo che cosa succede. Intanto, nell'attesa, visto che è sera, che ha fatto caldo tutto il giorno, che ho finito la quinta partita di bocce, eccetera, direi che è il caso di magari bersi un'altra piccola birretta. E intanto vediamo. Sono passati 2 minuti e al momento la temperatura si è abbassata di circa 3 gradi, quindi almeno in questo caso un buon inizio. Continuiamo a aspettare. Intanto vi faccio vedere sulla app, la temperatura di uscita dell'aria adesso è 20 gradi. Quindi sembra che la Wave possa fare un'aria fredda all'incirca, diciamo, 10 gradi più fresca rispetto all'esterno. Quindi ovviamente con 30 gradi fuori adesso fa 20 gradi, con 35 faceva 25 gradi l'aria fredda. Quindi c'è una differenza di circa 10 gradi rispetto all'esterno. Qui invece sembra che la discesa si sia fermata, infatti, anzi, è quasi tornato su di un grado. Sembra che abbia raggiunto una temperatura, diciamo, stabile al limite. Un attimo, si spento lo schermo, lo riaccendiamo. Eccolo qua. Sembra che abbia raggiunto una temperatura di stallo. Proviamo ad andare a vedere intanto come sta il nostro termometro dall'altra parte del van, quindi diamo un'occhiata di qua, andiamo a vedere e qui siamo ancora a 30 gradi, quindi alla fine la differenza da lontano non si percepisce. Eccola lì. Comunque io direi che lo lasciamo acceso ancora per una decina di minuti, gli diamo fiducia e vediamo che cosa. A volte mi domando perché perdo il tempo, le ore, a fare questi video a testare un condizionatore, ma vabbè, è la curiosità, la curiosità. La bestia sta andando da circa 20 minuti adesso, io sono qui a 2 metri e qui la temperatura è ancora 30 gradi. Faccio vedere anche con l'altro termometro, perché pensavo magari è rotto un termometro, ma no, segnano esattamente la stessa temperatura. Quindi diciamo che anche il test notturno EcoFlow Wave 2 fallito. Bene, eccoci qua di nuovo. So già che ho fatto una conclusione oggi a pranzo, però finito il test adesso la sera, diciamo che ci tenevo a dire due cose ancora. Come prima cosa, volevo dire che vabbè, il prodotto in sé mi ha un po' deluso, mi ha tanto deluso perché avevo aspettative molto alte probabilmente, e probabilmente domani farò il reso. Però al di là del prodotto in sé che mi ha deluso, che non rispecchia le mie aspettative, cioè non soddisfa le mie aspettative o comunque le mie esigenze, ma non per questo non potrebbe soddisfare quelle di altri, quindi non voglio demonizzare il prodotto. Ci terrei proprio a dire una cosa a, diciamo, ai miei colleghi, content creator,
che fanno video su YouTube sponsorizzati o comunque che vengono sponsorizzati in qualche modo per fare delle recensioni. E il mio messaggio che vorrei che arrivasse, o almeno far riflettere, è pensateci due volte prima di accettare la sponsorizzazione di un prodotto che non avete provato o che comunque non soddisfa le esigenze, diciamo, di chi vi sta guardando, ok? Cioè, nel senso, far vedere dei prodotti è figo, è utile, a me piace e mi piace che lo facciano altri, soprattutto per prendere spunto, per prendere idee, perché alla fine più idee girano e meglio riusciamo a costruire il nostro van, a ampliare il nostro camper, eccetera eccetera. Però cerchiamo sempre di farlo in una maniera etica, cioè una maniera in cui diciamo la verità, cioè facciamo delle prove, proviamo i prodotti e spieghiamo davvero quali sono i pro e i contro. In questo modo probabilmente potremo avere una community un po' più trasparente e sicuramente ne beneficeremo tutti. Non voglio fare altri pipponi lunghi, era solo un piccolo messaggio. E detto questo, vi saluto tutti, un forte abbraccio di nuovo, buona strada e ci vediamo al prossimo video. Ciao!